Oi, siamo pazzi? Oi, dai. Sei pazzi? Siamo pazzi? Sei pazzi. Siamo due bersani, porco voi. No, pensate due bersani. Pensa a Berlusconi, un incubo. Cioè, no, ma è un incubo anche per Veltroni, però. Un po' meno, però. Due via. Bersani. Venga, venga, stiamo un po' così vicini. No, perché, cioè, no, per la rubrica nota le differenze, no? Aspetta. Diamo un indizio. Uno dei due non è politico. Bersani, due Bersani, due Bersani. Se ci candidassimo alle primarie tutte e due, sarebbe l'unico caso in cui il PD perde con due esponenti. Porco boia. Porco boia, tu che sentire. No, ma Bersani, a un certo punto, quant'è? Un anno e mezzo fa è andato Prodi da lui e gli ha detto: Bersani, devi risvegliare il paese. E si è addormentato poi. No, io al PD darei un Nobel. Io darei il Nobel per la fisica. Sì. Per aver inventato il moto veltroniano. Un corpo immerso nel PD riceve una spinta dagli elettori dal basso verso casa pari al peso della puttanata che ha prodotto. No, no, ma ragazzi, Veltroni, Bersani, stia lì. Bersani, no, voglio togliermi una libidine unica. Bersani, me lo dice per favore, come da Santoro: se piove, piove per tutti. Aspetta, aspetta. Ti dico, va. No, via. Se piove, piove per tutti. È grande! È un grande! E il maiale non è tutto di prosciutti. teniamo conto. No, allora! Anche nel... Bersani, teniamone conto. Allora, lei è andato da Fazio? Sì. Come no? Con Fini, avete letto i valori della destra e della sinistra. Ah, sì. Ora io mi chiedo, però, tra l'altro, Bersani, scusi, lei ha letto i valori della sinistra, ma non li sa a memoria. Non è che Ratzinger esce, no? Deve dire 10 comandamenti e fa: Franco, com'era il terzo che non me lo ricordo, no? No, vabbè, no, aspetta. Bersani, io ho un'idea. Facciamo una gara di metafore, facciamo l'elenco delle metafore. Ci vuole un po' di musica alla Fazio. Vai, vai. Vai che tocca a te. Lì c'è un bel copione caldo sopra un leggio freddo. Metafore, 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 good luck my Pierre. Metafore, metafore. Oh ragazzi, ragazzi, sei mica qui a fare la ceretta allo Yeti. Oe ragazzi, sei mica qui a fare la permanente ai Cocker. Porco boia. Dica un po' porco boia. Porco boia. Ma non è così, ma non fa così Bersani. Porco boia. Ragazzi, siamo mica qui a cotonare i Pooh. Ragazzi, siamo mica qui a tagliare i bordi ai Toast. Ragazzi, oh, siamo pazzi? Siamo mica qui a mettere la crema da barba nei Ringo. Ragazzi, siamo mica qui a sfarmare l'autana alle zanzare. Ragazzi, non
non è che per piastrellare il bagno usi le sottilette. Ragazzi, siamo mica qui a mettere i pannelli fotovoltaici e le lucciole. Oh ragazzi, lo strutto dietetico non esiste mica. Oh ragazzi, siamo mica qui a rompere le voci a Cip e Chop. Ragazzi, siamo mica qui a mettere il perisoma al toro da monta. Oh ragazzi. Oh ragazzi, non è che a Lampedusa montiamo le tende per portarci le tedesche. Oh ragazzi, siamo mica qui a togliere le occhiaie ai panda. Oh ragazzi, se il maiale vuol diventare una porchetta non va mica dalla parrucchiera. Quando la gallina fa l'uovo te lo dice, mica se ci brucia il culo. Oh ragazzi, siamo mica qui a chiudere i buchi dell'Emmental. Ragazzi, siamo mica qui a bussare prima di aprire le vongole. Oh ragazzi, siamo mica qui a smacchiare i giaguari. Su questo però un paio di giaguari li abbiamo smacchiati 10 giorni fa. No, un paio li... No. No, allora, chi ha vinto? Ha vinto lui? No, sì, via, via. Beh, okay. No, Bersani, io le do 30 secondi. Lei ha 30 secondi per affossare definitivamente il PD. No, vada, guardi, mi metto qui. Vuole un po' d'acqua, Bersani? Magari. Ah, mia suocera, allora, mia suocera mi ha detto se conosce Bertocchi, che era di Betole, che le faceva la corte. E io gli ho detto, ma mia suocera ha 90 anni. Ho detto, guarda, se vedete che magari è morto sto qua, perché tu c'è. Se ha dei parenti, però qualcuno c'è lì. Scusi, no, mia suocera brutalmente. Ma insomma, in pochi secondi, siccome c'è la par condicio, posso parlare solo un attimo di metafora e di linguaggio. Parte l'invenzione sua che tira la metafora fino al surreale, però per me la metafora è la figura retorica più democratica che c'è, perché riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Pensani, io 20 secondi. Ecco. Vada. E questo dà, secondo me, l'idea, almeno bisogna provarci, che il linguaggio è qualcosa che fa con la politica. A me dicono spesso se sei dialettale, sei trasandato. No, io penso che se un linguaggio cerca di farsi capire, allude a una politica che deve essere semplice, trasparente, molto concreta, senza perdere il sogno, ma senza trasformarlo in una favola o in una demagogia. Ecco. E quindi a me piace una politica che si fa prendere in giro, ma che non si lascia disprezzare. Questo è quello che c'è. Fermiamoci qua. Fossato. Grazie. Ce l'ha fatta.